Buongiorno, oggi è venerdì, è primo giorno di ciclo, quindi mi sento decisamente poco energica, mal di pancia. Comunque, faccio subito colazione perché mi sono svegliata affamata stamattina e ho ancora le brioche che ho preso ieri al termine, che poi non ho mangiato, e mi faccio un cappuccino, mi scaldo una brioche, faccio colazione. Poi do una sistemata a casa, stamattina niente di impegnativo, farò una cosa veloce, l'essenziale, e poi mi riposo. Allora, faccende fatte, stamattina ho fatto proprio una passata veloce, una spolverata, passato l'aspirapolvere, messo la lavatrice e basta. E poi mi sono messa qui a farmi coccolare da Olaf, le sue fusa alleviano il dolore alla pancia. Adesso stavo caricando il video per oggi e... Oh, che sbadiglio. Allora, piccolo aggiornamento. Intanto ho cambiato gatto. Dunque, sono le 3:15 quasi. Abbiamo mangiato. Io mi sono fatta la pastina e Francesco ha avuto gli occhietti panna e prosciutto. E adesso volevo fare la torta di mele. Mi viene da ridere perché sono un genio, veramente. Ho comprato le mele ieri, sì. L'altro ieri, insomma, di recente ho comprato le mele e non ho pensato a nessun altro ingrediente. Cioè, ok, ho le mele, sono a posto. No, beh, in realtà la farina so che ce l'ho, l'olio, l'uovo non le metto, lo zucchero c'era e non ho minimamente pensato al lievito per dolci o la vanillina, che comunque insomma ci sta bene. E adesso io sinceramente non credo di avere il lievito per dolci. Ora vado a controllare, ma ho proprio la sensazione di non averlo. Morgana, ti dispiace se mi alzo? Il bello è che ho detto a Marco, quando ti alzi ci sarà la torta di mele. E mi sa che invece ci sarà un cavolo. Comunque, meno male che la portinaia poi per oggi non mi ha chiamato, non mi ha fatto sapere niente, perché sinceramente oggi proprio sono fuori forma. Vabbè, dai Morgana, ci andiamo insieme a vedere se c'è il lievito. No, non credo. Vediamo come reagisce se mi alzo. Una mano. Allora, guardiamo un po'. Controlla. Ce l'ha? La vanillina. Anche il lievito, se non è scaduto, non è scaduto per un pelo, eh? Cioè tipo scade adesso, scade in questo mese, però sarà ancora buono. Forse siamo salvi allora. Scade l'anno prossimo. A posto, si può fare. La cosa che mi scoccia è sbucciare e tagliuzzare le mele. Penso a questo scocci a chiunque. Chi è che si diverte a sbucciare le mele?
Allora, ho sbucciato 4 mele. E tra l'altro sono buonissime queste mele. Ogni tanto lo mangio solo un pezzettino. Sono stradolci, succose, croccanti, buonissime. E ora ci spremo il limone così non diventano nere. E non ho delle dosi ben precise in mente da utilizzare per questa torta. Andrò così a istinto. Userò l'istinto. Per adesso ho messo 250 grammi di farina, 80 di zucchero di canna e 50 di olio. Ho aggiunto il lievito vanigliato e dato che è vanigliato non aggiungo anche la vanillina. Adesso vado ad aggiungere il latte finché non diventa abbastanza liquido. Di latte ho aggiunto circa 350 ml. Adesso metto le mele e inforniamo. Ok, ho aggiunto le mele all'impasto, adesso le metto nella teglia e in forno per una mezz'oretta, 40 minuti a 180 gradi. Ok, l'ho messa nella teglia e ho dato una spolverata sopra con lo zucchero di canna. La torta è in forno. Stavo pensando di fare una torta per Francesco, siccome tutte le volte che faccio una torta di mele poi mi dice perché non fai una torta che piace anche a me, perché a lui quella di mele non piace. E quindi stavo pensando di fare una torta al cioccolato, solo che avevo solo una bustina di lievito. E potrei provare l'alternativa, quella bicarbonato e aceto, che non ho mai provato. Ho paura che rimanga il sapore dell'aceto nella torta. Non credo, perché se è un metodo utilizzato vuol dire che non si sente. Però siccome non l'ho mai usato, io magari faccio del casino. Forse è meglio se prima glielo chiedo se la vuole la torta. Perché se poi magari non la vuole e ci ritroviamo con due torte da mangiare. A parte che sono in quei giorni in cui non farei altro che mangiare, quindi non sarebbe poi così un problema. Ok, sono andata a chiedere e la vuole. Quindi proviamo. E di cioccolato io avrei questa che mi avevano mandato della Zaini. Il problema è che ha le nocciole e lui le nocciole non le vuole, quindi devo sciogliere. Vabbè, avrei dovuto comunque sciogliere la cioccolata e una volta sciolta vedrò di togliere le nocciole. Nel frattempo qui ho messo farina 250 grammi, 80 grammi di zucchero di canna e 50 di olio. Ok, ora che la cioccolata è sciolta, con il colino vado a togliere le nocciole. Ok, tolte. Eccole qua. Ho aggiunto la cioccolata agli altri ingredienti, ora mischio. Nel frattempo ho sfornato la torta alle mele, che ha un bello aspetto, devo ammettere. È troppo densa, quindi ci aggiungo un po' di latte. Allora, proviamo. Qui ho messo un cucchiaio di bicarbonato, adesso ci aggiungo un cucchiaino di aceto e speriamo bene. Ok, questo l'ho messo in uno stampo da plum cake. Stavo per infornare e all'ultimo secondo ho pensato di metterci delle palline di Nutella all'interno. Boh, esperimenti. Più che all'interno sono rimaste in superficie, però insomma conto che pian piano le palline scendano e il dolce salga. Ok, ho infornato anche il plum cake, adesso metto a posto. Per essere stanca, dolorante e per niente in forma, direi che mi sono data da fare oggi.
cuoce, quella di Francesco. Mi faccio un po' di meditazione e poi sarà ora di andare a svegliare Marco. Ed ecco qua il plum cake. Spero che gli piaccia. Comunque penso che non comprerò mai più lievito per dolci. D'ora in poi utilizzerò bicarbonato e aceto. Siccome i dolci sono ancora caldi, io farò merenda con l'altra brioche che avevo preso dal bagno. Me la scaldo e me la mangio. Sono da qui per telefonare a mia zia e niente, ho fatto il numero, ho squillato un sacco di tempo, poi ho cominciato a fischiare, a fare dei suoni strani. Non lo so, ora aspetto 2 minuti e poi riprovo. Ok, ce l'ho fatta, abbiamo parlato, sono molto contenta, la trovo sempre bene. E niente, ora vado a fare la doccia. Che si fa? Andiamo? Si va? Andiamo? Sì, sì. Andiamo, andiamo. Sì. Momento pigiama, finalmente. Tagliamo una fetta di torta per merenda e assaggiamola. Sul comodino, faccio l'ultima cosa e vado a dormire. Vi saluto, vi ringrazio tantissimo della compagnia e ci vediamo al prossimo video.